Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati a Sport d'Estate, fra l'altro l'ultima puntata di Sport d'Estate, una puntata che sarà dedicata interamente alla palla a canestro. Parleremo di basket a 360 gradi, iniziamo andando a vedere come si sta preparando Estra Pistoia al prossimo campionato di Serie A fra allenamenti e amichevoli con Leonardo Cecconi. L'amichevole della Estra Pistoia, prima uscita stagionale per i biancorossi, non lascia spazio a molte considerazioni, tenendo conto che la squadra si sta allenando da appena 7 giorni, con tutte le complicanze del caso. Come già abbondantemente detto, il roster ha sicuramente più tonnellaggio rispetto allo scorso anno, con l'idea di costruire un gruppo più fisico e meno legato al tiro da 3 punti, con 2 centri di grande stazza. Lascia qualche perplessità vedere un presidente in panchina che collabora anche troppo fattivamente con il coach, con la speranza che 2 teste possano fare meglio di una, anche se per questo dovrebbero esserci gli assistenti della Rosa e Valerio. C'era qualche dubbio fra i tifosi per Forrest, che ha dimostrato di essere comunque un buon giocatore. Michael ha dimostrato anche durante gli allenamenti, durante la settimana, di essere un buon giocatore, soprattutto un realizzatore, che grazie ai suoi pick and roll, ai suoi palleggi arresti e tiro riesce, diciamo, a crearsi quel vantaggio giusto. Oggi ha fatto una buona partita a livello realizzativo, chiaramente come anche tutti gli altri compagni dobbiamo migliorare per quanto riguarda il gioco di squadra, ma siamo solo alla prima settimana e questo avremo tempo da qui fino al 29 settembre di migliorare tutti insieme. Veramente fa impressione rispetto allo scorso anno vedere una pistola così grossa, no? Sì, la cosa di mettere Childs nel 3 è una cosa che può portarci dei vantaggi di spalle a canestro. Chiaramente questa cosa qui è una cosa che cavalchiamo, è una scelta fatta dal coach, da tutto lo staff di mettere la palla lì dentro, chiaramente anche lì dobbiamo lavorarci, dobbiamo trovare le giuste spaziature per riuscire a muoverci bene in campo sia con lui sia con gli altri giocatori fuori dai 3 punti. Ho visto la squadra in un stato di preparazione, quindi siamo col carico sulle gambe, ovviamente dopo 5 giorni non ci aspettavamo chissà cosa. Sono molto contento dell'intensità, sono tutte cose ovviamente nuove, siamo una squadra nuovissima e cerchiamo adesso di mettere in pratica tutto quello che ci dice il coach. Non è facile all'inizio, però piano piano riusciremo a trovare la quadra e giorno dopo giorno miglioreremo. Fermo restando appunto alla prima uscita stagionale, cambia molto il tipo di squadra, il tipo di gioco rispetto allo scorso anno? Sì, completamente diverso, anche gli allenamenti, il modo di giocare, penso si sia un po' visto, è un po' tutto diverso, anche noi italiani e veterani di questa società dobbiamo un attimino adeguarci perché, come ho detto prima, è tutto nuovo, però lavorando duro ogni giorno in allenamento riusciremo a migliorare sempre di più sia personalmente che anche di squadra ovviamente. Manca ancora un giocatore teoricamente molto importante come Paschal. Quando pensi che potremo davvero vedere Estra Pistoia in una buona condizione? Forse al trofeo Lovare già vedremo qualcosa di più. Sicuramente ora i carichi di lavoro sono molti, quindi siamo tutti un po' fuori forma, è normale, stiamo aspettando Eric che ha dei problemi burocratici, che appena li risolve si unirà a noi e per così possiamo lavorare al completo. Ovviamente la preparazione è fatta così, giorno dopo giorno miglioriamo, mettiamo più benzina nelle nostre gambe fino ad arrivare pronti al 29 settembre. L'amichevole della Estra Pistoia contro la Libertas Livorno ha permesso ai tifosi biancorossi di rivedere 2 giocatori che hanno indossato la casacca del Pistoia Basket. L'esperto Ariel Filloi, argentino che ormai si è stabilito nella nostra città ed ha scelto Livorno per avvicinarsi a casa, ed il fiorentino Gregorio Alinei, che da appena 20 anni ha già vinto 2 campionati, il primo con Pistoia con la promozione in A1, il secondo proprio con la Libertas, con il ritorno in A2 della Bronici ed un 5 su 5 da 3 punti nella decisiva gara contro Roseto, che lo hanno già fatto diventare un idolo amaranto. È un piacere anche per me aver rivisto tutti, uno in particolare Andrea Tronconi, che ora passava a fare i versi. No, a parte gli scherzi, è bello anche, insomma, aver salutato i tifosi e tutto, i ragazzi, insomma, la dimostrazione del fatto che comunque Pistoia resta comunque una mia, diciamo, seconda casa, quindi sono stato veramente contento. E, insomma, prima impressione oggi, caldo, al di là del caldo, però insomma ci siamo divertiti, è stata una bella partita e 2 squadre competitive con 2 personalità molto simili. L'importante è che non si è fatto male nessuno, no? E poi in questo periodo è solo per giocare un po', ma contano pochissimo secondo me queste partite. Come hai detto te, mancano praticamente
i giocatori o magari qualcuno è un po' faticato, quindi bisogna prendere un po' con le pinze. Arrivi in una piazza molto calda, un pubblico che aveva voglia di Serie A 2, ti sei riavvicinato, si può dire, fra virgolette, a casa a Pistoia? Sì, sì, è un dato di fatto quello, siamo a neanche un'ora da casa. Sono contento, il pubblico bellissimo, un amichevole di questo tipo, c'era tantissima gente, hanno fatto un tifo incredibile e niente, sono contento di questo. Basta. La 2 è un campionato di primissima fascia con nomi che fanno venire i brividi, uno fra tanti Banks, perché se pensi che è una società che comunque è neopromossa e tutto quello che vogliamo, firma Banks, ti fa capire, penso, quale sia il livello della competizione. Un in bocca al lupo anche a Pistoia, che comunque dovrà affrontare anche un campionato molto difficile, ma sono sicuro che comunque andrà tutto per il meglio. Grazie mille, in bocca al lupo. Ciao, grazie a tutti. Sabato prossimo l'amichevole ammassa con la PL Livorno. Non sarà un test particolarmente attendibile contro una formazione che milita nel campionato di Serie B, mentre le prime considerazioni e risposte più valide le potremo avere a metà settembre, quando si disputerà il trofeo Lovari a Lucca. E in qualche modo restiamo legati al basket di Pistoia, perché andremo a Cireglio, dove pochi giorni fa si è svolto il terzo memorial dedicato a Kobe Bryant. Lo sapete, il campione statunitense legato a Pistoia, legato in particolar modo anche a questo paese della nostra montagna pistoiese. Terza edizione per il memorial Kobe Bryant, che si è tenuta a Cireglio in ricordo del compianto fuoriclasse statunitense. Organizzato dalla Proloco di Cireglio, sono state due intense giornate di basket con un minuto di raccoglimento tenuto anche per Joe Bryant, scomparso il 15 luglio scorso. Siamo contenti di avere sempre tanta gente, noi inseriamo questo torneo all'interno del nostro programma estivo, tutto finalizzato per poter finanziare il rifacimento di quest'area sportiva, e tra cui appunto la prima parte è stata quella di intitolare il campione Kobe Bryant, poi nei nostri progetti c'è quello di fare delle migliorie. Siamo molto contenti di avere una grossa risposta da parte sia della città sia del paese, con tanti volontari che ci danno una mano a fare tantissimi lavori di manovalanza di cui necessita il campo, però per noi è un piacere enorme avere la fortuna di avere questo campetto e comunque di tenere vivo il ricordo di Kobe. Poi purtroppo quest'anno ci ha lasciato anche Joe. Infatti è stata organizzata anche una gara da 3 punti in sua memoria, quindi noi siamo estremamente orgogliosi di tenere vivo il loro ricordo, siamo contenti della tanta gente che ci viene a trovare. Personaggio che ha fatto tanto nella sua carriera, e avendolo avuto qua nel paese, io purtroppo ero piccolo, quindi non mi ricordo, non ho avuto neanche il modo di conoscerlo, però per tanta altra gente del paese è stato una cosa molto bella anche ricordare, dopo purtroppo l'accaduto che tutti conosciamo, è stata una cosa bella da ricordare, noi ci piace portare avanti questa manifestazione. In questa edizione l'omaggio di un artista pistoiese a Kobe, con un ritratto del campione nel chioschetto presente nell'area adiacente il campetto. Mi sono ispirato alla memoria di Kobe Bryant e alla sua passione per lo sport, per la vita, e alla sua dedizione verso questi due elementi fondamentali. L'energia positiva che lui rimetteva nello sport, ma anche la rabbia dovuta al dolore della sua scomparsa prematura, che ci ha abbandonato troppo presto. Quest'estate la montagna è stata piena di persone, tanti turisti, tanti pistoiesi, ma soprattutto sono state brave le Proloco, che in tutti i paesi hanno organizzato tantissimi eventi. La Proloco di Cireglio, con questo memorial, chiude una stagione importantissima, fatti di eventi, cultura, sport, quindi faccio complimenti a loro e ricordiamo appunto Kobe Bryant a pochi mesi dalla morte appunto anche del padre, è stato per noi un mito assoluto del basket cittadino, quindi grazie alla Proloco e grazie a tutti i ragazzi e i volontari. Kobe Bryant e suo padre hanno lasciato un gran bel ricordo, un affetto, è una stima molto semplice di due persone che nei confronti dello sport e dell'amicizia hanno sempre avuto un grande rispetto.
E continuiamo a parlare di pallacanestro femminile, è un momento di raduni e lo è anche per le rosanero della Nico Basket che si stanno allenando proprio in preparazione del prossimo campionato di Serie B con grandi ambizioni. Pochi innesti ma di qualità per una Nico Pontebugianese che ha iniziato la preparazione al campionato di Serie B con idee bellicose. L'ottima seconda parte della scorsa stagione, con la sconfitta nella finale playoff regionali, il fatto di aver mantenuto intatta l'ossatura della squadra e di averla rinforzata con arrivi mirati, ha messo il gruppo del presidente Nerini in una ipotetica prima fila della griglia di partenza. Una formazione, quella allenata da riconfermato Rastelli, che sta inserendo in gruppo anche la lettone Paola Kleskova, alla classe 2001, dalle mani educate e dall'ottima visione di gioco. Sulla carta una top player. Le ragazze sono rimaste contente della stagione passata e anche noi, e hanno deciso di restare tutte. Abbiamo inserito due innesti senior che sono Alessandra e Paola. Paola è la straniera, lettone, e Alessandra viene da Battipaglia. E in più abbiamo tirato su due bimbe dall'under 17, Ginevra e Samira, e poi abbiamo il ritorno di Giada, che l'anno scorso ha fatto più esperienza, l'avevamo mandata a giocare in Serie C con la pallacanestro femminile Montecatini. Da quello che hai detto alle ragazze mi sembra che ci siano idee, fra virgolette, bellicose per questa stagione. Sì, sì, questa stagione non ci nascondiamo. L'anno scorso abbiamo fatto 18 vittorie consecutive, speriamo di fare meglio. Quindi, e siamo arrivati secondi, abbiamo perso gara 4 di finale con Jolly, quindi... Io ho detto che dobbiamo fare meglio, quindi fare meglio significa provare a vincere. Una bella realtà quella della Nico, tanti anni sul parquet a rappresentare un basket femminile che ancora a livello internazionale stenta un po' a decollare, però voi ce la mettete tutta. Noi ci stiamo provando e questo è il nostro 10° anno, e quindi facciamo 10 anni, ci siamo sempre divertiti, abbiamo provato a portare su il basket femminile. Non è facile, il momento è difficile, però abbiamo fatto adesso un accordo con l'Irons Young e sto provando a fare degli accordi anche con Jolly Atli e con Fucecchio, sempre soltanto per il settore femminile. Vediamo se riusciamo a stringere questi accordi e vediamo di costruire qualcosa di importante. Abbiamo mantenuto gran parte delle giocatrici, abbiamo inserito qualche giovane e un playmaker e un'altra esterna. Che tipo di gioco ti piacerebbe fare quest'anno? Cambierai qualcosa? Come gioco vorremmo cercare di implementare quello fatto l'anno scorso, aumentando le armi al nostro possesso, e cercheremo di migliorare la fase difensiva aggiungendo qualcosa, ma fondamentalmente l'idea sarà sempre quella di produrre un gioco vario che cerchi di alzare il ritmo sempre di più. Se pensiamo alla scorsa stagione, la squadra già discreta è rimasto il nucleo portante, c'è l'inserimento di una straniera che insomma in Serie B potrebbe fare la differenza. Sì, sicuramente può darci una grossa mano, adesso la dovremo imparare a conoscere, lei dovrà imparare a conoscere noi e cercare di integrarsi nel nostro gioco il più velocemente possibile, sicuramente sarà un'arma in più. Le altre squadre del girone che ne dici? Allora, quelle che c'erano anche l'anno scorso si sono rafforzate, sia la PL che Lucca. E hanno aggiunto le giocatrici importanti e in più c'è l'incognita quest'anno delle quattro squadre umbre della squadra marchigiana che fondamentalmente non conosciamo, quindi se poteva essere un campionato dove potevamo già sapere a cosa andavamo incontro, con questa rivoluzione, piccola rivoluzione, abbiamo tante incognite da studiare. Diletta, allora come si riparte? Ma come sempre, come tutti gli anni, con grande entusiasmo e grande voglia di iniziare a lavorare e di creare qualcosa insieme. Siamo all'inizio ovviamente, vi siete ritrovati appena stasera, che idea ti sei fatta della nuova squadra? Ma ancora non lo so, li ho solo guardati in faccia per ora, quindi c'è sicuramente tanta gioia adesso di rivedersi dopo la passata stagione, che siamo più o meno le stesse con due innesti, quindi... adesso c'è soltanto come ho detto prima, la voglia di ripartire. Ancora non ho ben idea di cosa possiamo creare, ecco. Come obiettivi, visto che sei anche il capitano?
Oddio, obiettivi. Vabbè, intanto cerchiamo di arrivare ai playoff come abbiamo fatto l'anno scorso e poi magari mattoncino, dopo mattoncino, provare a fare qualcosa di più. Ma l'obiettivo principale è quello di crescere tutti insieme come squadra. Conosci qualcosa del girone? Ma alla prima era uscito che eravamo solo Toscana, adesso ci hanno messo dentro delle umbre marchigiane, quindi loro in realtà non le conosciamo per niente, quindi sarà un campionato un po' rivoluzionato da cima a fondo. In Toscana c'è Luca che ha fatto un'ottima squadra e le solite Siena, Piombino che sicuramente daranno super fastidio, la stessa Firenze e le altre non ne ho idea, quindi vedremo sicuramente sul campo. Simona, ben ritrovata intanto, come si parte, come si riparte quest'anno? Come si riparte? L'obiettivo è buono, siamo una squadra come l'anno scorso, abbiamo fatto degli innesti abbastanza importanti, c'è da continuare il lavoro svolto negli anni precedenti e cercare di fare meglio di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Con voi c'è anche una straniera, non so se la conosci, comunque potrebbe essere un'arma in più in Serie B. No, non la conosco, non l'ho mai vista giocare, però vederla fisicamente è una giocatrice di pallacanestro, sicuramente un'arma in più, avere una giocatrice straniera in un campionato regionale sicuramente può fare la differenza. Da coach che cosa vedi nel girone, come hai visto, che cosa conosci di questo girone? Sicuramente tutte le squadre toscane sono già conosciute, viste e riviste, ora ci mettono nel girone con le umbre e le Marche, quindi sono squadre che io non conosco, posso conoscere due o tre giocatrici, però è più competitivo, è giusto alzare l'asticella ogni anno e giocare contro formazioni più brave per migliorare sempre di più. Tante giovani con voi? Sì, sempre fa parte del progetto della Nico Basket, dove il settore giovanile viene coinvolto molto nella prima squadra per dare un futuro anche alle nostre giovani, nonostante magari possono essere indietro, ma riescono a calcare anche durante l'allenamento una qualità un po' diversa rispetto alle giovanili. A fine stagione saresti contento se? Se va come l'anno scorso, anche perdere gara 4 sarebbe buono lo stesso. Se ripetessimo le buone prestazioni dell'anno scorso, però magari migliorando il risultato finale. Oddio, tutti gli anni questa domanda! Se non lo so. Se cresciamo tutte insieme, no, dai, se facciamo qualcosa in più rispetto all'anno scorso sicuramente, e da capitano se qualche giovane riuscisse a mettere più piede in campo io sarei sicuramente al settimo cielo. A fine stagione ho tanti obiettivi fra il quale sposarmi e sarei contenta se riuscissi a chiudere la stagione con qualcosa di grande. Ed è al lavoro anche la Valentinas Bottegone. Parliamo di basket di Serie C interregionale. È iniziato il raduno anche per i giallo-neri. Ci sono tanti nuovi arrivi, ma anche delle conferme importanti. Noi abbiamo seguito il primo giorno di preparazione con una società che sì, pensa ad una salvezza sicura, però poi un pensiero anche a qualcos'altro, a qualcosa di più. I put the new 4G's on the G. I trap into the bloody bottoms is underneath. Cause all my niggas got it out the streets. I keep 100 racks inside my jeans. I remember hitting them all with the whole team. È iniziata la nuova stagione per la Valentinas Camicette Bottegone Basket presso la palestra Martin Luther King, primo giorno di raduno per la nuova squadra agli ordini del confermato coach Maurizio Milani. Dopo l'incontro con i massimi dirigenti, la preparazione per il gruppo si è svolta prima con attenzione particolare alla parte atletica guidata dal preparatore atletico Sari Rosa e poi la fase più tecnica e tattica. Un roster rinnovato, 5 le conferme dalla scorsa stagione, ben 7 nuovi arrivi. Il capitano della squadra sarà Marco Magnini, ala al suo terzo anno con la maglia della Valentinas, uno dei giocatori più esperti. Le sensazioni sono positive, come ho detto prima ragazzi, è una squadra che ho fortemente voluto, erano i primi della lista, quelli i giochi che sono stati presi, quindi sono molto contento. È chiaro, è l'inizio, la vediamo. Il tempo e il campo ci dirà. Abbiamo allungato il roster, secondo me anche qualitativamente l'abbiamo alzato. L'obiettivo è quello della salvezza molto più comoda. Come dicevo a loro,
più stiamo in alto in classifica, più c'è possibilità di salvarsi prima e poi dare un'occhiata anche a sopra. Non sappiamo ancora la formula, però il problema è quello lì. Però insomma l'idea è di salvarsi più agevolmente e magari dare un occhio ai playoff. Parlando della squadra, allora, come l'avete costruita? Abbiamo per molti motivi, alcuni giocatori sono andati via, per altri per scelta nostra. Abbiamo cercato di fare due giocatori per ruolo, soprattutto, quindi ruoli importanti, giocatori che 10 su 12 hanno già fatto la Serie C a livelli anche alti, anche Serie B alcuni, quindi credo che abbiamo veramente alzato il livello. Il girone in cui è stato inserito Bottegone nella prossima stagione di Serie C interregionale è quello B. Le avversarie saranno Fucecchio, Juve Pontedera, Sancat Firenze, San Vincenzo, Montevarchi, Sansepolcro, Val di Sieve, Prato Dragons, Pallacanestro Aiana, Cus Firenze, Unione Prato, Pino Firenze e Cus Pisa. Il girone ci è andato abbastanza bene, perché facciamo un girone toscano, bene come spostamenti, come livello è altissimo ovviamente, è alto sia in Toscana che in Piemonte. Ci sono delle squadre forti, però io penso che potremo ovviamente dire la nostra. Cosa vorresti vedere sempre in campo sul parquet da questa squadra? Ma come dicevo, ho scelto dei giocatori che sono convinto che daranno il massimo, soprattutto difensivamente. Cioè il nostro marchio di fabbrica sarà una fortissima difesa, abbiamo possibilità di fare tante situazioni di squadra, quindi più alte, meno alte, eccetera. E una squadra che lotta e unita, ecco, più che altro è quello, ci vuole entusiasmo, unità, lavoro, ma tanta difesa. E per te come allenatore che ambizioni ci sono? Per me è sempre un crescendo, Bottegone. Ho fatto 2 anni fa una promozione, l'anno scorso una salvezza che era veramente difficile perché noi facevamo un doppio salto. Quest'anno mi piacerebbe provare, sinceramente, questo è ovviamente un obiettivo, mi piacerebbe provare a giocare a playoff. These bitches know me now, cause I got them big racks. Cause I'm getting money now, I know you heard that. Young nigga on the corner, bitch, I had to serve crack. Uncle fronted me some peas, had to get them birds back. We came up on dirty money, I gave it a bird back. Cut off the rain and I gave my bitch a new. È la nuova esperienza come staff tecnico qui a Bottegone, nonostante comunque io sia già stato nelle vesti giallo-nere come giocatore, ma adesso si inizia questa nuova avventura. Molto entusiasta perché la squadra promette bene, molto lunga, molti giocatori duttili, quindi siamo molto motivati a far bene. Come è venuta questa scelta? È venuta perché mi sono avvicinato sia io verso Mizio conoscendolo, ma anche lui comunque scambiando delle opinioni sul fatto che vi potesse dare una mano come aiuto alla squadra e anche aiutando nel settore giovanile di Bottegone. Ci siamo incontrati e abbiamo deciso che poteva essere utile per questo anno cestistico. Può essere utile anche il fatto che sei stato giocatore? Sì, diciamo che sicuramente essendo giovane c'è gente più grande di me che ha molti anni alle spalle, però comunque una mano in più vista anche magari da un giocatore, anche magari un giocatore attuale di basket, può sempre essere utile. Going up, I ain't got no sky living. I dream into the bloody bottoms is underneath. Il club giallo-nero ha le idee molto chiare su una salvezza sicura, ma non nasconde anche le ambizioni per qualcosa di più. Io sono veramente contento, cioè così anche soltanto a vedere questi ragazzi, sia quelli vecchi cosiddetti, sia quelli nuovi, mi sembra che ci sia stata una scelta veramente oculata e molto importante. Ci sono dei giovani molto bravi, ci sono quelli vecchi che ormai tra virgolette si conoscono e poi c'è stato degli innesti che credo faranno sì che quest'anno, ecco, almeno questa è nelle nostre speranze, ma credo anche che ci siano un po' di certezze, che ci sia un bel gruppo da cercare subito la salvezza e poi vedere quello che può succedere. Innanzitutto bisogna pensare a trovare il modo per potersi salvare il prima possibile, che è diciamo l'obiettivo primario. Detto questo, se riusciamo ad essere competitivi e ad avere questo obiettivo in tasca abbastanza presto, possiamo pensare anche magari a fare un pensiero ai playoff, tanti volti nuovi, e i vecchi sono in minoranza rispetto ai nuovi, ma dovranno essere vecchi a inculcare diciamo la mentalità di Bottegone a questi ragazzi, di non mollare mai, di uscire sempre dal campo avendo dato il massimo, poi se gli altri saranno stati più bravi faremo un applauso. Le sensazioni in questi primi giorni quali sono? Le sensazioni è che la squadra è lunga e più equilibrata rispetto allo scorso anno.
È anche vero che il campionato di Serie C ha perso diverse protagoniste, perché da 22 pretendenti siamo andati intorno ai 14-15, quindi c'è stata una selezione, il campionato sarà ancora più difficile, le altre squadre si sono rinforzate tutte e quindi il livello ancora c'è da vederlo, diciamo, sul campo, però mi sembra molto più alto rispetto all'anno scorso, ma noi ci siamo rinforzati e questo era un nostro obiettivo. La conferma del coach è stata una delle prime? Beh, il coach è stata una conferma fondamentale, insomma, io con Maurizio ci abbiamo parlato anche negli anni scorsi, vogliamo noi cercare di instaurare, diciamo, dei rapporti lunghi con gli allenatori, cioè non vorremmo troncare il rapporto un anno dopo due, noi cerchiamo di creare un qualcosa insieme all'allenatore, insieme, diciamo, allo staff, per protrarre questa situazione il più a lungo possibile. Fissate le prime amichevoli, test che daranno già qualche risposta a coach Milani. Il 1° settembre al Palamelo di Quarrata contro il Dani Basket, squadra di Serie B interregionale. L'8 settembre in casa dei Lions Montemurlo, che partecipa al campionato di divisione regionale 1. E siamo arrivati anche al termine di questa puntata di Sport d'Estate, in realtà l'ultima puntata di questa edizione di Sport d'Estate. Vi ringraziamo intanto per essere stati con noi, vi abbiamo raccontato lo sport in questi mesi estivi, ma continueremo a farlo su TVL con tanti programmi sportivi che prenderanno il via appunto appena inizieranno i campionati, quindi sarà una stagione invernale ricca di sport ancora su TVL. Grazie ancora a tutti voi.